Buongiorno Scilipoti. Ma lei è il socio o Scilipoti vero? A vedere i documenti o mi devo fidare? Ritengo che sia quello vero, anche perché non esistono i soci. Online il suo reddito? Ancora non l'ho visto. Allora sarà questione di qualche minuto, di qualche ora, perché la mia disponibilità l'ho data. Lei ha dichiarato i suoi redditi online come hanno fatto il 30% dei parlamentari? Sinceramente no, però posso farlo anche perché ho solo lo stipendio da deputato, per cui è molto facile ritrovare il reddito. No, non ancora, però lo metto, non c'è nessun problema, ci mancherebbe altro. Lo faccio volentieri. Conto anche quello che c'è nel salvadanaio. Io ho esattamente lo stipendio che mi danno il Parlamento, quindi... Non c'è nemmeno uno scooter, niente? Niente, lo stipendio... La casetta, niente? Non c'ho neanche più la macchina, neanche quella. Dorme da qualche parte? Sì, ospite da qualche amico ogni tanto. Lei è tenente? No. La tenente? Sì. Sì. Qui c'è molta demagogia online, sui giornali. Se parlo inglesi pure, non si capisce. Io penso che chi ha la coscienza a posto l'ho fatto. Io l'ho fatto quando ero ministro, quando ero portavoce, quindi non sono problemi. Abbiamo sbagliato per troppi anni a ritenerci dei privilegiati e nascosti anche sotto quell'aspetto. Cari italiani, scusate. Beh, cari italiani, scusate se non l'abbiamo fatto prima. C'è sia il reddito che la situazione patrimoniale. Buona. Quella che è di un parlamentare. Un cuscino? Sì. Dormirà sonni tranquilli, perché qui i parlamentari dichiareranno tutti i loro redditi online. Sì, per cui siamo tranquilli. Può dormire tranquillo. Grazie. Sì. Di nuovo, arrivederci.